E qui siamo al civico 27 di via Verrotti, il caseificio pugliese da tantissimi anni. Ne parliamo con Riccardo Festa, così impariamo a fare la mozzarella anche noi, o no? Come no? Buongiorno. Buongiorno. Senta, ma lei qui è sempre indaffaratissimo a fare la mozzarella, non di bufala, mozzarella... Di mucca e facciamo anche una mozzarella di bufala mista, due volte alla settimana, quindi la facciamo anche noi la mozzarella mista. Il latte locale di raccolta della zona di... Da oltre 30 anni sempre in questa via qua, sì, via... Sì, come è sì, cambiata sì. La via Verrotti? Niente, via Verrotti diciamo che sostanzialmente è una strada eccezionale da un punto di vista commerciale, però a cambiare dall'84 che io sto qui è cambiata poco. Se vogliamo da un punto di vista urbanistico, ecco, cioè, quindi carenza di marciapiede eccetera eccetera, la piccola pecca di via Verrotti, però è una strada eccezionale su cui avete visto benissimo ci sono un sacco di attività e anche la nostra, quindi A livello demografico è cresciuto tantissimo, non solo via Verrotti, Monte Silvano, prima era una mezza prateria, certo, qui era praticamente una prateria, una palude, poi piano piano si è sviluppato, vedete, verso i colli, anche lungo la strada, insomma, demograficamente è cresciuta moltissimo. Si è sviluppato anche l'olfatto più sensibile di 30 anni fa della gente. Certo, come no. Anche perché qui comunque passando 6.500 macchine al giorno penso che si sia sviluppato. A parte quello, insomma, via Verrotti potrebbe crescere ancora di più questi del comune ci aiutano, a noi tutti i commercianti, potremmo sviluppare insieme insomma, altre idee. Secondo lei l'amministrazione comunale si dà da fare, è sensibile al problema dei commercianti, degli artigiani? Certo, sì, io penso di sì, però il fatto che sappiamo benissimo come vanno queste cose, ogni tanto cambia il colore del partito, cambiano gli amministratori, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, comunque ciò nonostante via Verrotti è cresciuta moltissimo e noi con lei, insomma, quindi perché è una strada che ci ha dato tanto e continua a darci tanto. Senta, ma cosa sta facendo? Io so che sta facendo la mozzarella, sì. Sicuramente, ma in questo momento preciso che sta facendo? Sto facendo la filatura, in questo momento preciso sto praticamente filando la pasta, la cagliata che è stata precedentemente fermentata con l'acqua bollente, ecco, come state vedendo riusciamo a filare, quindi e poi la modelleremo in varie forme, trecce, nodini, appassite, che sono i prodotti che vendiamo qui al punto vendita praticamente. Il segreto per fare una buona mozzarella? È semplice, uno solo. Materia prima ottima, cioè latte, solo materia prima di qualità e basta. E naturalmente quel pizzico di esperienza che noi da pochi anni abbiamo, insomma. Il Casaro, il maestro Casaro, nasce per l'esperienza vissuta oppure si ha, come dire, il dono, il talento di fare il Casaro? Allora, diciamo come tutte le cose, come tutte le attività, c'è una predisposizione per quanto riguarda diciamo, il casaro, per quanto riguarda il pilota di macchine, di motociclette, il pasticcere e tutto. C'è una certa predisposizione. Aiuta moltissimo il fatto che viene tramandata di generazione, come nel caso mio abbiamo iniziato con mio nonno, poi mio padre, io e spero anche mio figlio in futuro. Beh, sta lavorando da queste parti, quindi va bene. Certo, come no. Lei è pugliese perché arriva dalle Puglie? Sì, io sono pugliese di origine di Andria, praticamente arrivo dalle Puglie, sono arrivato qui in Abruzzo nel 78 con tutta la mia famiglia, abbiamo aperto un caseificio a Francavilla, poi nell'84 ho deciso di mettermi in proprio, Andrea un po' d'acqua piacere, ho deciso di mettermi in proprio e quindi di fare la mia strada per conto mio, io e la mia famiglia. Cosa significa cambiare terra facendo lo stesso mestiere? Se cambiare terra vuol dire andare in un posto migliore di quello che stavi, ben venga. Quindi per cui noi siamo in Abruzzo diciamo per scelta più che per necessità, perché l'Abruzzo è veramente favoloso. Lo dice uno che non è nato qui, ma vi assicuro che siamo qui per scelta.
la gente, la cordialità. Certo, cioè, questi non sono problemi che abbiamo avuto e spero di continuare a non avere, quindi hanno apprezzato anche i nostri prodotti, e, conoscendoli già, diciamo, sapevano i prodotti pugliesi come erano, però fatti sul posto con latte locale, quindi è tutta un'altra cosa. Ecco. Io volevo far fare una battuta ad Andrea, che è suo figlio. Andrea, visto che tu ci sei, tuo papà non ha ancora, come dire, ancora qualche dubbio che tu voglia fare il casaro nella vita, non è vero? Dai, se vieni vicino a me, dai, arrivo qua. Sì. Lui ha detto che non parla. C'è, no. Quindi la dinastia, come dire, continua. Certo, sicuramente. Tuo nonno. Da mio nonno, che porta, di cui io porto il nome, Riccardo, a mio figlio, insomma, spero anche ai nipoti, mo adesso siamo anche diventati nonni noi, io sono diventato nonno, quindi da 8-9 mesi, mo, non sappiamo se la nipotina farà le mozzarelle, però speriamo che la cosa continui. Va bene, io ti ringrazio, ti auguro di continuare non per altri 30 anni, ma sempre, no? Tutte le generazioni a venire. Grazie a voi, ricordiamo soltanto una cosa, noi abbiamo soltanto il punto vendita qui, è l'unico e solo punto vendita che abbiamo praticamente, quindi tutto il resto sono solo imitazioni. Via Verrotti 27. Grazie. Grazie a voi.